look at that ass. Oh, che cazzo volete dai miei pantaloni? ASOS. Wow! Allora, signori miei, partiamo con la nostra preparazione. Allora, se io vi sposto e vi metto qua, e poi posso slabbrare e inquadrare qua, giusto? Sì. Per fare la mia carbonara, mettiamo di conto che io non sono cracco, quindi io vi farò vedere la carbonara, sicuramente ci saranno pensieri differenti per farla. Io vi faccio vedere la mia, quella che piace a me, come cazzo mi piace a me, che comprende pochissimi ingredienti, che sono sale grosso, pepe commerciale, uova, guanciale, pecorino. Finita la carbonara, molto semplice. Vabbè, pasta già avevo, diciamo che me la sono scordata. E quindi, signori, si può iniziare con quella che è la preparazione. Abbiamo messo l'acqua a bollire, ci metterà quei buoni 10 minuti che nel frattempo noi utilizzeremo, nel frattempo il sale grosso, vabbè, la pasta, ma glielo mettiamo solo quando arriva a bollore la pasta, l'acqua. Le uova io ne utilizzerò due, perché io diciamo che considero, essendo io una persona normopesa, mangio 100 grammi di pasta. Siccome quelli che faremo oggi sono 200, perché mi rode, cioè se no non è che mi lascio, sti cazzo, la butto tutta, uso 100 grammi a un rosso per 100 grammi di pasta, che in realtà è un tuorlo a persona. Si prende un coltello. Siccome il coltello è particolarmente affilato, ma soprattutto perché a me, e non vi nego, io ho la malattia che mi piace a stemmi soldi, ho deciso di comprare lui, il guanto per non farti tagliare. Alexa, c'è di soggiorno, buon mamma. Allora, per quanto riguarda il guanciale, dipende da voi. Quello che vi deve bastare è che andiamo a rimuovere la cotenna. Credo si chiami coten, con la parte tosta in culo. Non metterò tanto guanciale quanto voglio, semplicemente per il fatto che, ripeto, io non posso mangiare esagerate e quant'altro. La vado a tagliare a striscioline. Per questi qua, a me, siccome piace sentirlo sotto al dente, li taglio a metà, quindi li tengo non troppo piccoli, ok? Nel senso, comunque è un pezzo del guanciale, ok? Non esageratamente grossi, però neanche troppo piccoli. Quanto è più professionale col guanto? Cioè, vogliamo parlare del fatto che con il guanto è 10.000x la situazione. Nel frattempo, fuoco non alto, fuoco alto per scaldare la padella, abbassiamo il fuoco. Quello che vogliamo noi non è che il guanciale si bruci, ma che si dori. Boom, e andiamo giù. Allora, nel frattempo ci torniamo sul tavolo. Prendiamo un frescone dove mettere le cose dentro e una grattugia. Qui dentro andiamo a riporre due tuorli. Che cos'è il tuorlo? Non è nient'altro che il rosso dell'uovo. Si va sul lavandino, si sbatte l'uovo e al contrario, quindi verso sopra, si apre e si fa questa procedura qua. Boom. Un po' l'ho rotto, però sti cazzi. Se no, potete fare così. Ve lo mettete tra le dita e scuotete e poi ributtite. Ti sporchi le mani, sì, fa schifo di brutto, però funziona. Arrivato a questo punto, si capisce che sarebbe stato meglio non mangiarsi tutte le unghie, ma bastava tenersene un pochino per riuscire ad aprire almeno le confezioni. Invece no, si utilizza i denti. Si prende il nostro coltello, si punta. Allora, io utilizzo pecorino e andiamo con il grattugino. Vi spiego che cosa faccio con il guanciale. Allora, considerate, vi faccio un esempio. Se tu prendi una cosa piena di acqua, quindi piena di acqua, e provi ad asciugarla, quella codesta cosa rimarrà molle, ok? Per far sì che il guanciale sia croccante così come piace a me,
io cosa faccio? Semplicemente lo non butto assolutamente il grasso che ha cacciato, ma travaso il guanciale stesso, lui medesimo, senza prendere il grasso che ha lasciato, lo travaso su una parte con lo Scottex. Perché? Perché asciugandolo faccio sì che possa diventare poi croccante. Con il tempo, finché finisco la procedura, diventi croccante. Se io lo lasciassi semplicemente così come sta qua dentro, assorbirebbe il liquido e diventerebbe soggy, si dice in inglese. Io non sono italiano, sono inglese, come vedete dai tag study. Quindi io ti dirò soggy, perché in italiano conosco solo inzuppato. Se vi piace inzuppato, è inzuppato. Ok, questa è una procedura complicata, però con gli arnesi giusti diventerebbe più facile, ma io non ce li ho. Semplicemente lo schiacciate appena appena con il bordo. Ok, ah, porca madonna. Allora, fatto è fatto. Come vedete, qui abbiamo il nostro guanciale, che è croccante come piace a me. Lo tamponiamo con lo Scottex. E una volta fatto ciò, non lo lasciamo nello stesso strato di Scottex che l'ha pulito, perché l'abbiamo già impregnato. Quindi cosa facciamo? Ne prendiamo un altro, lo mettiamo qui sopra ancora e ci riversiamo il nostro guanciale, che così facendo, inglobando aria, ma soprattutto continuando a stare appoggiato su una carta che assorbirà il grasso che caccerà, diventerà croccante. Nel frattempo, torniamo al nostro pecorano e grattiamo nel cibo. Nel frattempo Arina si sta chiedendo perché non sta ricevendo del cibo. Allora, per vedere se va bene o no, con una forchettina mischiamo il composto e vediamo e guardiamo che consistenza ottiene. Per me questa consistenza che ha adesso è estremamente liquida, quindi ci aggiungo ancora del formaggio. Oh là là! Questa è la consistenza che volevamo ottenere. Quindi non è troppo densa, non è troppo liquida, regolatevi voi. Ora ci aggiungo ancora un po' di pepe, perché ce l'ha. La nostra carbocrema la prendiamo e la lasciamo a fare in culo sul tavolo. Nel frattempo sarebbe di correttezza tirare una pulita magistrale a questo tavolo. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Allora, arrivato a questo punto, signori, che abbiamo la nostra carbocrema pronta, possiamo ritornare a parlare della nostra pasta. La nostra pasta, come vedete, dovrebbe avere da qualche parte 13 minuti di cottura. Ora, io che faccio? La tengo dentro alla pentola 9, perché poi la scolo e la inserisco all'interno della pentola del guanciale, in modo tale che insieme all'acqua di cottura faccia quella che io chiamo, penso si chiami proprio così, risottatura. Penso che l'acqua, stia bollendo l'acqua, mettiamo il sale. Per il sale, signori, io ne metto poco, uso il sale grosso e ne metto poco, comunque qua ancora un pelino dovrebbe andare, ne metto poco per il semplice motivo per cui tutto in questa ricetta è molto molto sapido, quindi salato. Non è che va bene non salare la pasta, va comunque fatto, però un cincinino. E poi andiamo a buttare quella che è la nostra pasta. Riponete il vostro telefono e, accendendo il gas sulla cosa della carbonara, scolate grossolanamente i vostri maccheroni, che non so se si dice maccheroni dappertutto, però in Terronio si dice maccheroni, senza buttare la pasta, cioè senza buttare l'acqua della pasta. Infatti ne prendiamo subito un mestolo e lo buttiamo all'interno della nostra pentola. Qui possiamo mantecare. Quindi che vuol dire? Cosa ci serve? Fuoco vivo, fuoco alto. Don't be scared, non abbiate paura. Fuoco alto, perché quello che dobbiamo far fare è rilasciare l'amido
della pasta trafilata al bronzo, in modo tale che questa che voi vedete essere acqua, al momento spero che voi vediate che sia acqua, questa qui deve diventare una cremina. E girate, recuperate la vostra carbocrema antecedentemente fatta. Arrivata a questo punto, spegnete il fuoco e continuate a girarla. Questo perché quello che vi serve a voi è far abbassare la temperatura della vostra pasta. Perché se andiamo ad inserire l'uovo all'interno della padella e della pasta quando è troppo calda, essa creerà una frittata. È arrivata a questo punto, quando la pasta è bene o male, non ti dico fredda, ma meno calda, inserisci il tuo uovo. Arrivata a questo punto, molli tutto da qualche parte e giri. Vai a sciogliere i grumi di formaggio creatosi con il calore dell'attrito della pasta stessa. E quindi la prendete, la rimuovete dal fuoco e con una mano, porco Dio, con una mano vi buttate il guanciale. Arrivata a questo punto, prendete un piatto e chiamate tutti a tavola, perché se aspettate 5 minuti la carbonara diventa cemento. Vi mettete sul tavolo, a quel punto è a gusto vostro, ci potete aggiungere un po' di formaggio, sporcando ancora una volta il tavolo dove avete cucinato e bestemmiando in aramaico quando poi dovete pulirlo, una spruzzatina di pepe, ed ecco a voi la carbonara. La panna non ce va.